Signori, benvenuti e bentornati in un nuovissimo video qui su Dragon Ball Z Arcambattolo versione Jump. Oramai ragazzi manca veramente pochissimo all'anniversario, mancano due giorni. E infatti ragazzi, prima dell'uscita dell'anniversario è stato rilasciato il trailer ragazzi. È stato rilasciato il trailer che non mi sarei mai aspettato. Mi sarei aspettato il trailer direttamente all'annuncio dell'LR. Che ragazzi, prima che cominci il video vi voglio ricordare che saremo in stream domani mattina alle 5 del mattino. Avete qui sopra in pressione una sorta di schedina, come so, una sorta di promemoria, ecco, per farvi vedere quando andremo in stream. Quindi mi raccomando ragazzi, vi aspetto domani mattina alle 5. Mi trovate in stream sia qui su YouTube che su Twitch, per andare a reattare ai nuovi personaggi, ai eventuali nuovi eventi che metteranno, Ezza se li annunceranno e così via. Quindi ragazzi vi aspetto, e poi probabilmente sempre lo stesso giorno in serata andremo in stream per quanto riguarda il Battle Hour di Dragon Ball. Quindi ragazzi, giornata veramente pienissima e io vi aspetto, mi trovate sempre in stream, ripeto, link in descrizione di Twitch e YouTube qui anche. Quindi ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere questo trailer che mi aspetto che sia veramente una bomba. Ok ragazzi, il trailer dura 1 minuto e 12 ed è scritto Dragon Ball Z Arcambattolo 9 anniversario LR Gogeta Blu e Full Power Blurry Rap. Io non metterò l'audio perché altre volte c'è sempre stata la musica copyrightata, quindi non l'ascolteremo. Al massimo ve la potete recuperare con l'audio, ma sti cavoli, sincero. Vediamo. A parte che non so se è in 1080, se è in 1080, ok, è proprio il trailer che cos'è. Vabbè, giustamente sono le animazioni di Dokkan che non sono in 4K, ecco, alcune. Anche perché erano personaggi vecchi quelli. Va bene, qua abbiamo... Allora, intanto c'è stato un Broly in Cilai. Vabbè, qua mi ti fa vedere tutti i personaggi che ci sono della saga di Broly, diciamo, del film di Broly. Tra il Sam, Dokkan Fest, LR e così via. E vediamo un pochettino... Broly, vabbè, sono animazioni del vecchio Dokkan Fest. E fin qui... Ecco qua, quella era un'animazione... Ragazzi, quella era un'animazione del nuovo Dokkan Fest. Perché quella non ce l'ha nessuno. Boh, come ve la faccio vedere? Vi faccio vedere il frame brevissimo. Aspetta, facciamo così. Impostazioni, velocità di riproduzione 0.25. Vi faccio vedere il frame, che quello là non ce l'ha nessun Broly. Questo ce l'ha ancora il Dokkan Fest. Ecco qua, questa ragazzi è l'animazione, questa che stiamo vedendo adesso, del nuovo Broly. Quindi è una sorta di CGI, vabbè, come era anche il film di Broly, no? Quando ci fu la rottura dello spazio-tempo, che lì la maggior parte era CGI. Vedete, questa ragazzi è l'animazione di Broly. Questa ancora è la nuova animazione di Broly. Ah no, questa è quella del Dokkan Fest, perdonate. E vabbè, io direi che posso mettere anche per due di velocità qua, sennò non finiamo anche per domani. Però quella era mezza animazione di Broly, ecco. Quindi cerchiamo di intravedere tutte le animazioni nuove che ci sono. Vabbè, Cilai, non ci interessa. I vari del Sam, cioè tutti i personaggi. I Super Sam, ti fa vedere mezza animazione. Ecco qua, questa è un'altra animazione che abbiamo soltanto con la nuova LR. Ve lo faccio vedere con calma. Questa è un'altra animazione che non c'è in game. Ok. Qua la fusione, vabbè, questa già c'è in game. Questa è la LR che tutti conosciamo. Questa ci sta ancora. E questa dovrebbe essere una nuova animazione, questa qua. Questa qua. Questa qua non c'è. Questa qua che lui spara così. Ok. Pure questa è una nuova animazione, quella faccia che avete visto zoomata era nuova. Quel Broly, quella way di Broly bellissima, come nel film tale e quale, ed è diversa rispetto a... No, me la metto sempre in 0.25. A quella del Dokkan Fest, perché quella del Dokkan Fest vediamo che si allontana. No, quella là lontana e lui fa oh, si incazza, tutto quello che volete. Mentre invece qui abbiamo proprio il Broly che si vede proprio bello. Ora se riesco a farvelo vedere con calma. Beh, qua ci sta nuova animazione di Gogeta, questa è quella del Dokkan Fest. Se riusciamo... A meno che non l'ho skippato, no, non mi pare di no. Eccolo qua, questo qua è nuovo ragazzi, vedete? Quello è il personaggio che voi affrontate, il boss che voi affrontate, e quel Broly che fa la Gesù Cristo pose è la nuova animazione. Questa è sempre l'LR, questa è la nuova animazione, questa nuova animazione. Bella pure questa di Gogeta e poi è finito. Quindi ragazzi, abbiamo visto un po' di nuove animazioni, sinceramente. Naturalmente, mo, non vedendola tutta di fila, diciamo, la special o comunque le varie animazioni, non possiamo capire qual è la 12, qual è la 18, cosa succede del personaggio, la nuova meccanica, se è una special o qualcosa, boh, chi lo sa. E queste mo sono, vabbè, le LR, le abbiamo viste, finito, questo era.
Sì, ori, veramente trailer molto hypante, mettiamola così. Io vi ricordo, ragazzi, che domani vedremo sicuramente la LR, cioè il reveal alle 5 del mattino. Quindi, ragazzi, se siete belli forti, belli strong, vi aspetto. Vi aspetto in stream, se no, come sempre, avete il video qui su YouTube di recap, no, diciamo. E adesso ci guardiamo giusto un'ultima cosa. Poi, ragazzi, tramite un tweet, addirittura, c'è questo tizio che, vabbè, dà informazioni su Dokkan e altro. E letteralmente, essendo che c'è questa news in game, dovrebbe esserci, ha pensato che, essendo che ci sta il boss hit in questo momento, potrebbe avere il boss stesso nella nuova modalità, quella sorta di nuova red zone deve uscire. Il boss stesso potrebbe avere il territorio, cioè la modalità domain dei KK, no? Quindi, cosa che è veramente molto interessante, vuol dire che il boss letteralmente si autobuffa, comunque è un domain che può dar fastidio, no? Quindi molto interessante che cosa, che aumenta quella difficoltà, no? Che rispetto a prima non c'era. Quindi tanta roba, perché letteralmente col domain puoi debuffare l'avversario, non lo so, puoi buffarti tu e così via, no? Quindi facciamo molta attenzione, che il nuovo evento si prospetta veramente molto molto difficile, speriamo. Allora, ragazzi, sono sul profilo di Goresh, che vabbè, chi gioca Legends conosce, immagino. E ha fatto una sintesi di quello che dovrebbe essere questa cosa del domain, del territorio, come lo chiamano loro comunque. E per quanto riguarda i nemici avversari, letteralmente ha fatto una sorta di traduzione lui. Durante questi nuovi eventi che avremo difficili, avremo i boss che dovrebbero in teoria avere il territorio, quindi il domain. E naturalmente avranno dei buff, degli effetti che ci andranno a debuffare, barra si andranno a buffare. E per sospendere o comunque interrompere questi territory skill, o attiviamo noi stessi un domain, quindi come se si sovrapponesse al domain avversario e quindi dà priorità al nostro. Però quando scadrà il nostro domain, naturalmente quello del nemico ritornerà. E poi invece con le trasformazioni giant, quindi con le trasformazioni giant nei turni in cui siamo trasformati, pure in quel momento il domain non è effetto. E poi naturalmente una volta che finita la trasformazione riprenderà a fare la sua efficacia. Quindi ha una piccola spiegazione di come dovrebbe funzionare in teoria il domain degli eventi che avremo nei prossimi giorni, comunque nelle prossime settimane. Quindi io ripeto, ragazzi, mi aspetto veramente una gran difficoltà per questi due eventi. Tanto hype per gli eventi più che per i personaggi, sincero. Spero veramente che siano difficili, difficili, che non è che lo faccio al primo try, perché oramai, ragazzi, la situazione è quella. Entro, faccio, finisco e poi non c'ho più niente da fare. Bello evento difficile dove ci devi stare veramente i giorni interi per finirlo. Sarebbe molto bello. Però vedremo se uscirà mai, o comunque una difficoltà del genere ci sarà mai in game. Signori, io credo che vi posso anche salutare qui. Il trailer l'abbiamo visto, veramente figo figo figo. E mi aspetto tanta roba per quanto riguarda l'annuncio che ci sarà domani mattina, ragazzi, vi ricordo alle 5. Quindi voi fatemi sapere anche sotto in questi commenti se ci sarete. E ragazzi, io vi saluto e noi ci vediamo ad un prossimo video.